Si parlava di registro, di semplificazione, di ispezione. Abbiamo fatto proprio un excursus su tutto il discorso per quanto riguarda il vino. Sì, abbiamo affrontato questo tema della burocrazia perché che è un elemento particolarmente pressante sulle aziende agricole, non perché non vogliano regole nel produrre e nel commercializzare il vino, anzi ci tengono ad avere delle regole precise, ma perché ci sia una minore pressione da parte di tutta una serie di enti che oggi sono molteplici, che intervengono nei controlli delle aziende e si vada a una razionalizzazione di questo tipo di controllo. Sulla semplificazione, le aziende sperano che questo possa avvenire anche in breve tempo. Sì, c'è tutto un intervento normativo proprio che è partito in questi ultimo anno, teso proprio a portare la semplificazione, ridurre gli adempimenti alle aziende agricole. Ora, l'input a livello, diciamo, governativo è partito, c'è tutto il meccanismo che sperano gli agricoltori arrivi rapidamente nella pratica e nell'arrivo direttamente all'azienda. Ecco, quindi percepire e che arrivi in maniera concreta questo input all'azienda stessa.